bellissimo pomeriggio, direi quasi di agosto, perché fa un caldo incredibile, veramente una bella giornata. No, è favoloso che da Napoli parti il riscatto della storia del nostro cinema. Io in conferenza stampa l'abbiamo detto, per me è stata una sorpresa sapere che al Vomero sono nate le prime case cinematografiche ai primi del Novecento. E partire da qui e onorare un grande attore, a noi molto caro, quindi non solo una valutazione di tipo professionale, ma noi come napoletani siamo legati alla storia di Totò, non solo Napoli, l'Italia e credo il mondo. Si è posata la pietra per onorare Antonio De Curtis in arte Totò, si va a chiudere, diciamo, una serie di eventi di questo grande festival che si è organizzato al Vomero, in cui la città metropolitana è voluta essere protagonista. Promuovere il cinema, scoprire che dal Vomero sono partite le più grandi case cinematografiche all'inizio del Novecento è un aspetto importantissimo, non solo della città di Napoli ma dell'intera città metropolitana. Il Comune di Napoli in questi mesi aveva già onorato Sofia Loren dandogli la cittadinanza onoraria, oggi onoriamo Totò con questa pietra, ma credo che questo Vomero Fest diventi permanente e ogni anno speriamo che diventi più grande e che diventi un festival anche del cinema internazionale.